Ascolti Temptation Island. Poco fa l'ultimo responso per Filippo Bisciglia. Temptation Island non conosce rivali. Gli ascolti della terza puntata. E, andata in onda ieri sera su Canale 5, una nuova puntata del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. E anche stavolta ne sono successe di tutti i colori. Difatti ci sono stati ben due falò di confronto e proprio sul finire della puntata un fidanzato ha rifiutato di vedere la sua compagna. Ovviamente gli ascolti hanno premiato il programma facendo segnare a Bisciglia un nuovo record in piena estate. Andando nel dettaglio, la trasmissione pregna ieri sera di colpi di scena, è stata seguita da 3.700.000 spettatori con poco più del 26% di share. Ascolti veramente alti che in pieno inverno né il Grande Fratello VIP né tantomeno l'Isola dei Famosi hanno mai raggiunto. Filippo Bisciglia vince la serata. La serie TV in replica su Rai 1 si difende. Nonostante Temptation Island abbia fatto ascolti importanti, c'è comunque da dire che l'ammiraglia Rai si è difesa come meglio ha potuto con la serie TV in replica, Il Giovane Montalbano. Andando nel dettaglio, la fiction è stata seguita da poco più di 2 milioni di spettatori con uno share poco sotto il 14%. Ascolti sicuramente dignitosi, anche se c'è da dire che la differenza con l'ultima puntata del reality delle tentazioni di Filippo Bisciglia, andata in onda su Canale 5 con tanto di finale decisamente inaspettato, è ampia. A proposito di Bisciglia, si segnala che appena ha visto i dati ha colto la palla al balzo per festeggiare su Instagram. Ascolti report. L'ultima puntata di questa edizione segna oltre l'11% di share. Si segnala che ieri sera non è stato solo Temptation Island di Filippo Bisciglia ad aver raggiunto ascolti notevoli. Difatti anche l'ultima puntata di questa edizione del programma di inchieste in onda su Rai 3 condotto da Siegfried Ranucci ha chiuso con ascolti eccellenti. La trasmissione della cadetta Rai è stata seguita da quasi 2 milioni di telespettatori con oltre l'11% di share. Ascolti talmente alti che ha permesso alla rete di piazzarsi subito dopo le due ammiraglie. Alle altre reti sono restate giusto le briciole, visto che nessuna ha raggiunto il 5% di share. Il dato più alto lo ha tenuto Giuseppe Brindisi con il suo Zona Bianca, seguito da 605.000 spettatori a casa con il 4,59% di share. Italia 1 con il film d'azione The Fast and the Furious, Tokyo Drift, si è invece fermata a poco più del 4% di share.